Quando sono entrato a lavorare in questa azienda, diciamo, una delle priorità era di venire a vivere qui, insomma, con la famiglia. E il fatto che si facesse agricoltura biologica, ha consentito la scelta, altrimenti probabilmente non sarei venuto a vivere al centro di un frutteto convenzionale, insomma, dove si utilizzano molti, molti insetticidi e prodotti chimici. Ci troviamo in Toscana, precisamente nella Maremma Toscana, nell'azienda denominata Società Agricola Selbello. L'azienda è stata convertita da coltivazioni estensive di cereale e girasole prevalentemente a frutteto. Attualmente, infatti, nell'azienda vengono coltivati alberi da frutto, ci sono circa 50 ettari coltivati a pero, 40 ettari coltivati a mele. 17 ettari circa di albicocchi e circa 17 ettari di prugne. Nel prossimo anno andremo a piantare altri 20 ettari circa di pero e quindi l'azienda sarà tutta occupata dalla frutta. L'azienda, diciamo che è stata in parte trasformata in quanto oltre a livellamenti e sistemazioni superficiali del terreno è stata anche portata all'acqua. È una zona abbastanza difficile per quanto riguarda le riserve di acqua e infatti abbiamo costruito un bacino di raccolta dove raccogliamo le acque piovane e anche le acque sotterranee durante i mesi invernali. Coltivare frutta biologica significa non utilizzare prodotti chimici sia per la difesa che per la concimazione. Infatti, per fertilizzare il terreno utilizziamo prevalentemente del letame che reperiamo nelle stalle vicine in zona e poi dei pellettati organici sempre di origine animale. Se dici frutta, dici suono perché nei nostri frutteti c'è vita, ci sono insetti utili. E quindi noi non abbiamo necessità di utilizzare prodotti chimici per difendere i nostri frutteti. Facendo agricoltura biologica, praticamente nei nostri frutteti troviamo tutti gli insetti. Che tra l'altro ogni insetto ha il suo antagonista, sicché alla fine alcuni insetti dannosi diciamo, si combattono, cioè vengono combattuti dal suo antagonista che comunque noi abbiamo salvaguardato, come se la vita difendesse la vita.